Lavoratori, i padroni, quelli che sono venuti qui, che vi hanno sfruttato, hanno fatto debiti, adesso vogliono che i debiti siano ripagati. Queste situazioni qui francamente sono fallimentari, e se si perdura su questa strada di cercare nuovamente cose fallimentari, io ti ho detto, la verità è sempre rivoluzionaria, le cose vanno dette chiaramente, non è un fatto di dire chi è più duro degli altri. Non ci interessa questo, significa semplicemente dire la realtà, e la realtà è che si prefigurerebbe un nuovo fallimento. Allora, rispetto a questa soluzione qui, questa fabbrica, cioè il presidio deve continuare, noi vi diamo una mano, vediamo di fare l'avvertenza a Bari, di manifestare lì a Bari, vediamo di costruire un'avvertenza anche regionale, cercando anche diciamo di espanderla al di là della regione, però poi la soluzione pratica deve essere quella di cominciare a porsi l'obiettivo di riprendersi la fabbrica. Questa fabbrica non deve chiudere, abbiamo fatto già un giro di là, sono un sacco di fabbriche chiuse, abbandonate, questa sarebbe l'ennesima, sarebbe l'ennesima. Allora, rispetto a questo, visto che c'è, rispetto a quelle altre fabbriche, ci sono degli splendidi operai come voi che al freddo, sotto la neve, da un mese continuano a non arrendersi, quindi a continuare a proseguire con l'avvertenza, cementando le vostre energie e quindi i vostri anche alti e bassi, tra chi ha voglia comunque di proseguire la lotta, chi è, torna a casa e magari è disperato dopo che ha finito il turno. Non cerchiamo di sfasciare questo gruppo, cerchiamo di allargarlo assolutamente, mettendo assieme tutte le forze possibili e immaginabili, però noi rispetto agli altri abbiamo un'idea più chiara, che rispetto al fallimento e alla bancarotta di questi signori, in questa bancarotta non ci dobbiamo entrare noi assolutamente, e dobbiamo porci l'obiettivo della ripresa in mano della fabbrica. Questo è l'unico obiettivo, se chiedendolo alla Regione Puglia in primis, e poi cercando di riattivare noi la produzione, cercando di entrare in fabbrica e di farla ripartire. Questa è l'unica soluzione per noi, perché altrimenti rispetto a questo l'unica soluzione sono, detto chiaramente, 1,40-1,50 miliardi di tavoli ministeriali che non produrranno niente se non lo smantellamento di questo presidio e il tornare tutti a casa tra mobilità e praticamente anticamera del licenziamento. Ti voglio rispondere a qualcosa, poi chiaramente parliamo tranquillamente, pure perché è giusto che anche tu comprendi dove ti trovi. No, ti dico, è giusto che ti comprendo che io trovo, perché sono Benedetto Martino, sono il segretario generale della Wiltech Bad Foggia, ci siamo presentati. Guarda, condivido il tuo pensiero iniziale, quando hai detto che qui c'è stato un contratto d'aria che è stato sbagliato, hai detto delle verità, hanno avuto 12 anni di lavoro senza essere riqualificati, senza essere promossi, senza fare tutto questo, e hai detto una grande verità. Concordo con te, ovviamente, che noi specialmente al sud, io vengo dalla Calabria, abbiamo avuto prenditori, non imprenditori, e su questo non posso che concordare con te. Ovviamente qua siamo in una situazione particolare, qua per la prima volta, come hai detto tu, c'è stato veramente il sindacato che è stato forte. Mi dispiace, ma questo te lo devo contestare. Io non sono antisindacale. Qua il sindacato è stato forte, è stato insieme ai lavoratori, ha messo su questo presidio e non intende mollarlo. Che siamo qua presenti dalla mattina alla sera, con neve, vento, pioggia, siamo insieme a loro, insieme ai lavoratori. Noi non ci arrendiamo, noi ci crediamo, l'abbiamo scritto, che da qua noi non ce ne andiamo. Qua siamo però in una situazione particolare. L'ipotesi che tu hai ventilato non mi spaventa né mi fa ridere. In questo momento è impossibile, e ti spiego il perché. Qua ti trovi in una situazione anomala come struttura, perché qui c'hai una società che ha un forno fermo che la spendo, e quindi è sulla via che non si vede la ripresa. Hai un'altra società del Cote, del magnetronico, che produce, ce n'è una terza. Il problema è che non è una questione di gruppo, cioè anche andare a rilevare nella tua idea
hai a che fare con più soggetti che, anche se risalgono allo stesso gruppo, sono delle entità giuridiche differenti. Qui è stato caricato di debiti questa qua, la Mandeloni S.p.A. Qui non ci scordiamo che c'è stato tutto un meccanismo tale di scatole cinesi che ci ha messo in difficoltà tutti e ci ha portato a questo sfascio. Ad Adelphi è la stessa cosa. Ci hanno portato a questo sfascio. Guarda, noi qua ancora siamo purtroppo, e te lo dico con molta franchezza, ancora all'embrione, i lavoratori lo sanno bene, all'embrione di una lotta. Perché non possiamo fare altrimenti, perché qua abbiamo ancora un imprenditore che le carte sul tavolo, tutte, è chiara, non le ha messe. Cosa dovrebbe mettere? I falsi in bilancio che ha fatto e tutto il resto? Guarda, stai parlando con uno che l'ha denunciato mesi prima questa situazione, di non chiarezza di questa azienda e di questo management, quindi con me sfondi una porta aperta su alcuni discorsi. È chiaro che la soluzione va trovata, e onestamente, e i lavoratori lo sanno, non si aspettano niente dal mise di giorno 7, perché non è che ci aspettiamo miracoli e né ci aspettiamo chissà cosa, ci aspettiamo finalmente però che qualcuno venga a mettere quelle carte che noi stiamo chiedendo da qualche mese sul tavolo finalmente, perché se ne faccia carico. Perché una volta che questa società è una società appetibile, ma è appetibile se tutte e tre insieme le società operano. Se qualcuno ci regala, viene domani mattina e ci regala la Manfredoni S.p.A. così com'è, non ci serve a nulla. Questa che pandemia, se ce la regalano, grazie, anche un euro, come ha detto proprio Giorgio Sangallo dispottendoci, chi è pronto a comprargli gliela do per un euro, grazie, non serve a nulla da solo questo. È lì che sorridevo io. Perché la questione è molto più complessa di quella che era semplice, perché se avessimo avuto una società che produceva, ti avrei detto la tua idea te la sposo immediatamente, andiamo stasera stesso alla Regione Puglia, parliamo con Caro, parliamo con tutta la giunta regionale, facciamo intervenire il ministero, vediamo se possiamo acquisirla, pure con una cordata di lavoratori, non mi avrebbe spaventato l'idea, mi sarebbe anche piaciuto, non è praticabile in questo momento. Perché abbiamo una società di gruppo completamente complessa e non riusciremo onestamente a mettere le mani sugli altri due gioielli di famiglia, perché lì sono i gioielli di famiglia. Tant'è vero, li vuole portarseli su, perché se no non ha senso neanche la fabbrica di sopra. Il problema qua vero è che c'è un gruppo, il gruppo Sangalli, che ha questa società, quella di Porto Nogaro, gli altri pezzi qua, che hanno avuto una gestione scellerata. È chiaro, l'hanno fatto con soldi nostri, non l'hanno fatta con lui, ha fatto business, lui è venuto a prendersi i soldi qua. Però in questo momento la tua soluzione, per quanto mi possa piacere, non è praticabile. Io non è che ti stavo dicendo altro, non è praticabile. Ti contestavo all'inizio il fatto che non sono un gruppo di operai che sono organizzati per i fatti loro e sono lasciati soli. No, qua c'è il sindacato, ti assicuro. Qua c'è il sindacato e c'è un bel livello di sindacalizzazione con i lavoratori. Guarda, noi siamo pronti a collaborare con chiunque, siamo stati felicissimi ieri sera di fare un concerto di solidarietà con i centri sociali, con l'Arce e tutti quanti, è stata una manifestazione bellissima. Siamo pronti a discutere con chiunque voglia aiutarci e voglia supportare questa vertenza, ma siamo anche estremamente realisti. Conosciamo molto bene perché ci stiamo buttando l'anima tutti, ma ce la stiamo buttando davvero, perché questa zona è stata depredata, questa zona hanno chiuso le aziende in silenzio, non si è detto una parola, e io mi sono chiesto dove cazzo eravamo tutti quando queste aziende erano chiuse e si chiudevano in silenzio. Questo è il dramma che c'è in questo territorio, credo che questa possa diventare davvero, come hai detto tu, è l'emblema di una battaglia che si sta facendo in Puglia, e spero di portarla ancora più in alto insieme a tutti, perché questo è quello che vogliamo noi. Però e noi ci crediamo, noi andremo al Mise senza aspettative il giorno 7, non mi aspetto i miracoli, mi aspetto che il giorno dopo riusciamo però a mettere in piedi qualcosa, perché abbiamo un secondo problema noi, e lì chiederemo l'intervento della Regione Puglia, l'intervento del Ministero, di riuscire a fare in modo
che questi lavoratori quantomeno prendono un salario, perché devono andare avanti con le famiglie, perché io conosco la difficoltà personale di ognuno di loro, perché ci sono i mutui da pagare, c'è la rata della macchina, ci sono i figli da mandare a scuola, c'è da portare il pane a casa, e questo è un problema che, credimi, non ci dormiamo la notte, ma te lo dico sul serio. E questo diventa un problema, iniziando da quello che gli chiederemo al Mise, che Giorgio Sangalli paghi le tredicesime che non ha pagato, che si impegni a pagare quella parte dello stipendio di dicembre, che si impegni a pagare i premi di promozione che con un accordo scellerato, pensando di poter rilanciare la fabbrica, abbiamo sottoscritto. Avanti. Noi questo chiederemo al Mise in primis, perché abbiamo bisogno del pane in questo momento, i lavoratori hanno bisogno del pane. E su questo cercheremo l'impegno di tutti. Dopo vedremo tutte le altre forme. È chiaro, da qua noi non ci muoviamo, da qua il presidio continua. Noi non consentiremo che si faccia scempio di questa realtà ancora una volta. E su questo ci vogliamo confrontare e discutere in questo momento. L'acquirente, se arriverà, sarà una partita in questo momento successiva, perché qui stiamo aspettando di capire che cos'è questo gruppo e dove vuole andare questo gruppo, perché le dichiarazioni che hanno fatto a noi non ci stanno bene, non ne condividiamo niente, perché abbiamo rifiutato di fermare una cassa integrazione sotto ricatto, ci siamo rifiutati, e ci siamo rifiutati con la consapevolezza che non prendevamo soldi in questo momento, lo sanno tutti, sacrificandoci, abbiamo rifiutato la cassa integrazione sotto ricatto. Noi la stiamo portando fino in fondo questa battaglia, è chiaro, te lo dico con molta onestà, non ci stiamo facendo strumentalizzare, ma non ci stiamo facendo strumentalizzare né a destra né a sinistra dalla politica, non ci fidiamo più di nessuno, te lo dico anche come sindacato, non ci stiamo fidando di nessuno, neanche di voi, te lo dico con molta chiarezza, poi anche questo, perché vogliamo vedere alla prova dei fatti, perché ho detto a qualcuno, io lo voglio vedere qua davanti con la fascia, quando succederanno i casini, se succederanno i casini, perché è là che misureremo tutti sull'impegno reale di questa partenza. Poi chiunque vorrà venirci a dare una mano, per noi sono ben accetti, perché abbiamo accolto tutti senza problemi. Per questo io non voglio né polemizzare né parlare di altro né attaccare, voglio vedere però i problemi concreti che abbiamo. Il primo problema che abbiamo in questo momento è al Mise di riuscire a convincere qualcuno a fare in modo che abbiamo il pane sulla tavola. Questo diventa il nostro primo problema principale in questo momento, perché sarà poca la tredicesima, sarà poco lo stipendio di igiene di dicembre, sarà poco il premio di produzione, ma ci consentirà di andare avanti e consentirà a loro di restare qui. Perché nel momento in cui sappiamo molto bene interviene la fame e interviene la necessità di portare il pane a casa, qui poi non troviamo nessuno, neanche noi, cioè la battaglia ce la facciamo io e te, e noi ci dobbiamo preoccupare di queste cose, non possiamo fare finta che non ci sia, cioè io sono pronto qua a stare per un anno, però non posso chiedere loro di stare qua per un anno senza che riesco a portarli a casa almeno il minimo di sussidio, perché è impensabile, perché non saremmo umani neanche noi a chiedere una cosa del genere. E questi sono purtroppo i problemi con cui ci stiamo rapportando noi. Sì, ovviamente. Giusto per chiarire, noi non siamo antisindacati, attenzione, perché noi... Sì, sì, no, ma è giusto che i sindacati, e purtroppo succede, perché purtroppo in molti casi i sindacati svendono le lotte, purtroppo, e ecco perché spesso c'è l'odio nei confronti dei sindacati. Non mi sono permesso di dire che qui è la stessa situazione. È chiaro che è fondamentale però che poi si arrivi, come dire, a trovare uno spiraglio, diciamo, rispetto a una vertenza. Allora noi non nutriamo, è chiaro che a voi so che quello là vi ha detto o ci fate uscire la merce, quanti sono? 10 milioni di euro di... è un po' come all'OM erano 8-9 milioni di euro più o meno di carrelli, quindi o ci fate prendere questo qui oppure i salari zero, cioè lo so,
E siete ulteriormente, diciamo, eroici rispetto a questo, perché molti operai, come sarà successo qui ed è successo qui, gli chiudono la fabbrica, vanno in cassa integrazione, si cercano un altro lavoro, voi invece state continuando a presidiare qua. Quindi è fondamentale stare tutti uniti. Se ci sono sindacati combattivi che tengono assieme, hanno un ruolo radicale e di lotta, sono fondamentali. A noi ad esempio non piacciono, noi ci siamo anche scontrati con i sindacati, che sono gli stessi che probabilmente stanno qua e che però hanno un ruolo differente lì, alla Natuzzi, dove hanno firmato un accordo che prevede il licenziamento di 1500 lavoratori. Sono criminali anche quelli, ovviamente, e in più soldi a Natuzzi. Quindi noi, quando c'è da scontrarsi anche con i sindacati, e spesso ci odiano anche per questo, lo facciamo, non solo con i padroni. Quando ci sono dei sindacati che hanno un ruolo di lotta e quindi di radicalità e servono, ecco, perché il sindacato ha un ruolo, una forza politica ha un altro ruolo, un movimento di lavoratori organizzato ha un altro ruolo, ovviamente, sono ruoli differenti. Metterli assieme e costruirci una vertenza unificante è fondamentale. Detto questo, noi non nutriamo per esperienze, perché comunque la Puglia ce la giriamo tutta, e quindi chi può vedere sa che cosa, abbiamo fatto vertenze un po' ovunque, sa che non nutriamo assolutamente speranze nei tavoli ministeriali, perché sono tavoli che cercano in genere di sfiancare voi e non producono il risultato, salvo che cali l'imprenditore da qualche parte. Però, indipendentemente da questo, se non si dovesse arrivare a una soluzione di nessun tipo, che siano due, tre aziende, due, tre imprese, quello che è, bisogna per noi, poi sarete voi a decidere, perché sono gli operai che decidono sulla propria pelle cosa voler fare. Stante il fatto che noi saremo al fianco vostro, cercheremo di spostare anche possibilmente una manifestazione a Bari piuttosto che qua, che Manfredonia, quindi portarla direttamente lì a Bari, unificarla alle altre vertenze, quindi farvi avere il sostegno anche di altri lavoratori di altre fabbriche in crisi, perché è importante in questa fase non essere soli assolutamente. Al di là di questo, noi riteniamo che qualora non si dovessero ottenere altri risultati, va fatta la richiesta che questa fabbrica diventi pubblica e che ci sia una gestione operaia. Ho detto, è molto difficile, poi arriverete anche voi a convincervi di questo, perché le altre soluzioni purtroppo in genere in queste situazioni qui di crisi e in situazioni complesse come queste non ce ne sono. È una soluzione difficile, però guardate, voi sapete meglio di me, che state da un mese qua, quanto sia difficile tenere in piedi un presidio come questo, standoci 24 ore su 24 qui al freddo, tra mille speranze, mille sacrifici e mille tristezze che vengono raccontate alle famiglie quando in genere ritornate o in genere avete qui all'interno, quindi, di questa vertenza. Quindi da questo punto di vista io credo che, diciamo, poi faccio parlare anche Francesco, chiarita questa cosa anche con i sindacati, procediamo tutti assieme. Noi abbiamo prospettato una cosa che non vi ha detto nessuno probabilmente. Riflettete su questo, avremo modo comunque di discutere, di vederci, di fare un'assemblea, di incontrarci a Bari, di fare una manifestazione, noi di tornare qui, quando non escludiamo assolutamente niente, perché non può bastare esclusivamente il presidio qui, e lo sapete anche voi, quando avremo esaurito un po' di cose, un po' di questioni, perché la vertenza sarà lunga, e lo sapete, all'OM sono 2 luglio 2011, è così, luglio 2011, è cominciata la cosa con un'assemblea dove ci siamo trovati noi fuori, il primo annuncio di chiusura, luglio 2011, adesso siamo a gennaio 2015 e c'è ancora in piedi questa vertenza qua, quindi i tempi saranno lunghi. La cosa importante, come dice giustamente il sindacalista, e concordo, è non smobilitare qui assolutamente la cosa, tenerla in piedi, vedere chi ci sta, unire le forze, unificare le vertenze, poi alla luce dei fatti e delle soluzioni prospettate, che ci siano o no, dovremo avanzare delle richieste. E rispetto a questo, se non ci saranno richieste buone per i lavoratori,
avanzeremo noi dal nostro punto di vista, avanzerete voi, noi vi supporremo, se lo ritenete lo riterreste opportuno, quella della gestione operaria della fabbrica e che la fabbrica diventi pubblica. Dopotutto, dico l'ultima cosa, è stata fatta con soldi pubblici questa cosa, questa azienda qua. Ha continuato, sono continuati, certo, imprenditori, sì, prenditori, molti dicono, e giustamente, questi prendono, non lasciano niente, anzi lasciano i debiti in genere. Quindi rispetto a questo ce la dobbiamo riprendere questa fabbrica con l'aiuto di tutti quanti, di tutti quelli che ci staranno. A quel punto si scopriranno le carte, si vedrà effettivamente chi dà false solidarietà e chi sta in prima fila. Noi, stando con gli operai dell'OEM, ci siamo beccati anche delle denunce. Cercando di bloccare l'accesso dei camion che tentavano di entrare e prendersi i carrelli. Le denunce non ci spaventano assolutamente se sono ottenute per il bene dei lavoratori. Altri si prendono denunci per corruzione e tutto il resto, e ovviamente quei soggetti lì, diciamo, sono categorie che non ci appartengono assolutamente. Noi preferiamo le lotte dei lavoratori e che sia una lotta radicale in primis davanti alle fabbriche, cercando di unificare le vertenze, per noi è fondamentale. E quindi io credo che, poi vabbè, rinterverrò da capo, intervenite anche voi, cioè facciamo un'assemblea, cioè non viene qui il Padre Eterno che viene a parlare a tutti quanti, e cerchiamo, perché siamo abituati noi a fare questo, un discorso proprio democratico, cercare di trovare assieme tutti quanti una strada. Noi non ci fidiamo dei padroni, voi non tantomeno vi fidatevi di questi soggetti qui che io chiamo parassiti veri e propri. Poi magari beccherò un'altra denuncia, se c'è qualcuno legato a quelli ce lo faccia. Il sindaco di Monopoli si incazzò perché, non mi ricordo con quale nome lo etichettai, perché era molto legato all'Ecoletter, che era questa azienda qui che ha licenziato 300 lavoratori adesso, e voleva querelarmi perché c'era un giornalista che aveva... Non me ne fotte niente. Noi siamo in campo perché siamo operai anche noi, io sono un lavoratore di un call center, quindi non sono un politico, come dire, di quelli da 20.000 euro al mese come Caroli, che può girare qui, viene in auto blu e viene magari a mettervi un bagno chimico come ha fatto l'OM Carrelli, e non gli è fotte niente, conta per lui da capo la rielezione in consiglio regionale beccare 20.000 euro al mese. Noi preferiamo questo, perché siamo lavoratori e preferiamo stare in piazza e nelle lotte. Prospettiamo delle soluzioni molto radicali e rivoluzionarie, perché lo siamo e ci crediamo, e speriamo soprattutto che le lotte vadano avanti, siano unificate, perché sono i primi passaggi: mantenere in piedi il presidio, unificare le lotte dei lavoratori, farle crescere, farle sviluppare, quindi aumentare, diciamo, il livello di sviluppo della lotta, anche di conoscenza della lotta, la stiamo facendo anche conoscere, molti non la conoscevano assolutamente, unificarla a quella di altri lavoratori, e soprattutto prospettare delle soluzioni. Se le soluzioni classiche non si verificheranno come crediamo noi, a quel punto prospettiamo noi una soluzione che è differente, perché la crisi la devono pagare questi soggetti qui e non certo i lavoratori, come sempre accade. Dice Francesco, che vorrei dire qualcosa. Buonasera a tutti, io sono Francesco Carbonara, sono un operaio dell'OM Carrelli e sono venuto qui per portarvi la nostra solidarietà anche da parte dei miei colleghi, perché sappiamo benissimo, essendoci già passati, l'incubo che state vivendo un po' tutti adesso. Perché quando c'è un annuncio del genere, un annuncio della chiusura di un posto dove ci si viene non per diventare milionari, ma per sfamare la famiglia, un posto dove si viene a spaccarsi la schiena per portare, insomma, il pane a casa per i nostri figli. Quindi so cosa significa fare i presidi al freddo, al giro, so tutti i brutti pensieri che hanno attraversato in questi giorni le vostre menti. Per questo ci tenevo proprio, ho chiesto io anche a Michele di portarmi, perché ci tenevo proprio a darvi la nostra solidarietà. Magari con la solidarietà, sì, lo so, non si mangia, però è un gesto che sentivo di fare, perché in questo momento una delle cose che serve per affrontare situazioni così è quella dell'unità dei lavoratori.
sembra un'accusa così, una frase fatta, però l'unità nei fatti, quando anche noi eravamo lì a bloccare i camion che volevano portarsi macchinari, carrelli, quindi stroncandoci definitivamente, è stato fondamentale anche l'appoggio dei lavoratori, di qualche lavoratore delle altre fabbriche, della cittadinanza. Poi è stato anche fondamentale aver creato quel meccanismo di solidarietà che ci veniva anche, anche per merito di Michele, vabbè, però aver mosso personaggi pubblici non è tanto per la spettacolarizzazione dell'avvertenza, purtroppo sono tragedie, ma perché hanno fatto sì che si accendesse, che rimanesse sempre acceso il riflettore sulla nostra storia, e anche questo ha permesso di aver resistito per tutto questo tempo, perché come diceva Michele, noi siamo dal 2011 in questa situazione. La resistenza è stata lunga, è stata forte, con momenti di denunce, come diceva, il blocco dei cancelli, le forze dell'ordine, quindi non abbiamo neanche paura di quello, cioè, perché se un'accusa viene fatta per un bene sacrosanto, che è quello del nostro diritto al lavoro, della nostra sopravvivenza, perché quello è, nessuno di noi vuole cambiarsi la piscina, o nessuno di noi vuole mangiare il caviale, vogliamo lavorare, e questo diritto, per quel che mi riguarda, deve essere difeso con le unghie e con i denti. Ecco perché da parte nostra, adesso è una solidarietà che vi portiamo così a livello simbolico, però quando qualora voi decideste di fare qualcosa anche a Bari, noi vi garantiamo il nostro appoggio, verremo ad aiutarvi, verremo a sostenervi e a stare con voi ovunque voi scegliate di portare la vostra lotta e la vostra avvertenza, perché questo è il momento in cui ci vuole proprio l'unità, come dicevo prima, perché è chiaro, loro, i padroni, i Sangalli, la Kion, le multinazionali, loro hanno i soldi, sono dei potentati economici, hanno tutti i mezzi, hanno la polizia, hanno tutti a loro disposizione, i tavoli, i ministeri che sfiancano le lotte dei lavoratori. Noi abbiamo solo noi lavoratori, una cosa abbiamo su cui contare, che uniti siamo più forti dei potentati economici. Questa è proprio una cosa sicura, è una cosa che io voglio ribadire, mi raccomando, come consiglio, mi sentite di rimanere così come siete, vedo che siete molto organizzati, siete molto uniti, siete veramente un bel presidio. E poi mi ricollego un attimo giusto alla risoluzione ipotetica. È chiaro che i tavoli ministeriali, quelli vanno fatti, perché è così che va, si cerca comunque la soluzione normale, tra virgolette, è una cosa che si faceva negli anni 70, quando qua c'era la produzione, c'era da lavorare, quindi bene o male qualche volta qualche fabbrica si salvava pure. Purtroppo oggi, nella situazione di crisi in cui siamo, sui 600 tavoli che ci sono stati a Roma, al Mise, sapete quanti se ne sono risolti? Possiamo dire così. Zero. O giù di lì. Ciò non toglie che il lavoro sindacale, il lavoro istituzionale deve andare avanti e cosa. Però quello che dicevamo noi è comunque sia di tenere sempre in piedi, considerare questa ipotesi alternativa, perché tanto quando poi non si ha più niente da fare, per esempio noi, quando abbiamo proposto questo ed è stata subito scartata come ipotesi dai signori Caroli, Vendola, eccetera, eccetera, siamo andati avanti per 4 anni con la strada così normale, con la prassi. Ad avercela avuta adesso, quella proposta costruita in passato, quella di costruire, no, è chiaro che come diceva il segretario, non è percorribile adesso, però ho notato che anche il segretario mi è piaciuto, ha detto non è percorribile adesso, nel senso che quello che diciamo è che quando non c'è più niente da perdere, se i tavoli vi porteranno a sfianco per 2-3 anni, non lo so, a quel punto ci si può organizzare, ci si può parlare per portare questa rivendicazione. La fabbrica, visto che non la vuole nessuno, perché, oppure visto che regalate soldi ai padroni, regalate milioni di euro ai padroni, aiutateci, voi, aiutateci a riprenderla e a gestirla. Sembra un'utopia, però per adesso i fatti hanno dimostrato che è più utopia la strada classica
delle vertenze che non si risolvono mai e che durano da anni, piuttosto che provare quest'altra accusa, tanto da perdere quello che diciamo noi. Non c'è più niente. Allora tanto vale tentare tutte le strade. Quindi io vi saluto così, vi porto la mia solidarietà e continuate così. E quando volete disporre del nostro aiuto, siamo a vostra completa disposizione. Buonasera. Buonasera a tutti e a tutte, sono Mauro Mongelli, un delegato della lista di base CUB Copas e a nome dei miei colleghi, dei lavoratori e lavoratrici della Telecom vi porto la nostra solidarietà e sappiate che saremo sempre al vostro fianco nella vostra lotta che state portando tenacemente avanti. Vi parlo anche a nome di No Austerity Puglia, che come veniva detto precedentemente nei due interventi, come No Austerity Puglia stiamo seguendo le vertenze regionali, dalla Ecoletter alla OM Carrelli, alla Bridgestone, alla Natuzzi, proprio per questo fatto che attraverso questo strumento che è No Austerity Puglia vogliamo unire tutte le lotte, perché sappiamo benissimo che le lotte, se vengono portate avanti in maniera isolata, sono inevitabilmente portati alla sconfitta, per cui cerchiamo attraverso questa organizzazione di unire tutte le lotte che si stanno attuando in Puglia. Infatti anche la proposta che portava avanti Michele, che rivolgo anche a voi per una eventuale manifestazione a Bari, abbiamo bisogno e quindi di questa organizzazione affinché si faccia una manifestazione. La No Austerity Puglia fa parte anche del coordinamento nazionale, No Austerity Coordinamento Nazionale, che vede all'interno di questa organizzazione rappresentanti delle lotte della Ferrari, della Telecom, delle Poste e di altre organizzazioni di aziende a livello nazionale. Saremo sempre come Telecom al vostro fianco qualora voi decidiate di fare qualsiasi iniziativa, non adesso ma anche nel futuro. Ok, grazie. Ciao a tutti, io mi chiamo Giacomo Petrelli e sono rappresentante territoriale Copas PT CUB USB in Poste Italiane. Cioè, punto primo, volevo farvi comunque gli auguri di buon anno, visto che presumo che sia il 2015 e ci stiamo vedendo ora. Secondo, volevo congratularmi con voi perché mi hanno detto che praticamente siete stati sotto la neve. Io in quei momenti ero a lavorare tra una scivolata e meno. Abbiamo fatto il solito litigio con il presunto dirigente che ci spingeva a dire, a consegnare, dove cazzo vai. L'unica cosa che abbiamo fatto quella mattina è stata prendere il gruppo di raccomandate che abbiamo tentato di portare, perché poi era praticamente impossibile farlo, e dirgli: guarda, tu mi stai dicendo che l'azienda è in crisi, l'azienda è nostra e tutto questo, qua ci sono 800 euro di raccomandate. Noi oggi percepiremo 4 soldi per cadere a terra, spaccarci, distruggerci e dire che è sempre l'azienda in crisi. Qui cosa è successo? A mio parere, nella mia veramente ignoranza, che innanzitutto avete fatto una cosa bellissima con quello striscione che è là dietro che dice ci crediamo che magari vedendo uno che zoppica, l'altro che cade per terra, un altro che non ce la fa a rialzarsi, questa potrebbe essere la prima prova dei fatti in cui una classe sociale che si rapporta al vil pecunio in un certo modo, cioè lavorando, abbia la vittoria su una serie di prassi. Qua cosa è successo? Secondo me avevamo fatto la stessa storia, cioè ha detto il signor Senigallia, come si chiama, il signor, si potrebbe chiamare Natuzzi, si potrebbe chiamare Kion, si potrebbe chiamare Marcegaglia, si potrebbe chiamare Marchionne, si potrebbe chiamare Elkan, cioè c'è un'infinità di nomi che parlano di una persona o i debiti. Sfido ognuno di voi, cioè, ad alzare una mano e dire io non ho debiti. Qualcuno di voi non ha debiti? Cioè, fatemi capire. Abbiamo i mutui. Però, quanti siete qua dentro? Siete tanti. Non è uno. Allora, nella mia ignoranza, perché ignorante mi giudico e ignorante sono,
Io dico solo, se 300 vogliono una cosa e uno vuole una cosa, a parere di numeri vincono 300. Dovrebbe essere così, ma non lo è, perché, come detto in precedenza, questi ormai sono bravissimi ad avere dei ragionieri seri. Io ho parlato prima con un vostro collega, era prima vicino al fuoco, mi ha offerto del vino, vi ringrazio perché fa freddo. Cioè, quante ore di straordinario vi hanno fatto fare solamente in magazzino? Cioè, voi avrete passato dei giorni qua a caricare camion, tutto quanto, per veder sparire quei soldi, cioè per sentirsi dire, nello stesso modo in cui noi abbiamo 800 euro di raccomandate soltanto, tralasciando tutto il resto nelle mani, per sentirsi dire c'è la crisi, ho i debiti, tu e noi? Io. Allora, uno, come ha detto il vostro collega Pasquale, io sono completamente d'accordo a chiedere al signor Marchionne, il Canzegaglia o come si chiama lui, scusa, tu hai detto che c'hai i debiti. Allora, facciamo una cosa. Io ti porto i miei. Uno. Due. Mi fai vedere i conti? Perché a nostro parere, cioè, c'è semplicemente qualcosa che non quadra. O sbaglio? Cioè, se vi fanno fare straordinario in magazzino, immagino un po' quanti cazzi di soldi si sono mossi qua dentro. Dove stanno? E su quello io sono d'accordo con... Lo chiamerò il vostro collega Pasquale, perché non mi ricordo solo il nome. Mi dici che non ci sono i soldi. Scusa, se storie dove stanno? Per tornare al discorso che il signor Elkan, Marchionne, Paste Patate, Natuzzi, Segaglia, cioè ha sempre lo stesso nome. Dico, ha sempre lo stesso nome. Vi dice ora che... In dialetto c'era qualcun altro che prometteva o diceva che, tipico proverbio popolare, è meg ferit ca muert, cioè non becchi più tanto, io devo continuare a io no, cioè il signor sempre, se Sagaglia, Marchionne, Elkan, eccetera eccetera, deve continuare a guadagnare 10 milioni di euro ogni 3 giorni, perché vai a vedere quanti soldi ha occultato e continuerà ad occultare. Voi, cioè 800 euro al mese se li volete, se no un calcio in culo e con il Job Act avanti il prossimo e non me ne frega un cazzo di voi. Questi signori hanno un nome, hanno un determinato di apporto al vil pecunio e si muovono in una determinata direzione. Quello che c'è da capire è che, uno, siamo di più noi, io lavoro in un campo di rendita, è l'unica cosa che mi premerebbe, perché arriverà anche a me il momento in cui Cosca Italiani dirà non ci servi più, cioè è quello di lavorare più o meno bene e almeno per ora vedere come riuscire a campare, perché di quello possiamo tendere. Sto signore, cioè bisogna prenderlo e dire, uno, fammi vedere i conti, due, fammi capire, perché poi si parla sempre del divario tra nord e sud, e se qua stanno i copponi, i soldi dove stanno? Bisogna chiedere la solidarietà alla fabbrica del nord, ce n'è un'altra, giusto o sbaglio? Sì. Quanti colleghi o presunti tali ci sono? Più o meno uguale. Quanto stanno producendo ora? Perché se voi siete fermi, a questi gli stanno spaccando il buco del culo. Cioè questi, se voi fate 2-3 ore di straordinario, a questi li stanno martoriando vicino all'altoforno e vicino alle consegne. Allora c'è da dire, guardate che qua abbiamo chiuso, non venite qua, perché con tutto il rispetto presumo che sia un po' difficile muoversi da... dov'è questa fabbrica? Udine. È un po' lontanuccia, però dire, oh, guarda che qua ci stanno mettendo in mezzo a una strada. Allora, uno, non la solidarietà con altre fabbriche, altri lavori, io presumo che abbiate dei contatti, chiamateli, dice, oh, calmi, se avete un minimo di sigla sindacale, anche senza diritto di rappresentanza o altro, fateli proclamare alla commissione di garanzia lo sciopero delle prestazioni aggiuntive straordinarie. Voi fate 8 ore, quanto timbrate? 6 ore, non so da quanto sia il contratto, non fate un minuto di più, fermatevi, perché oggi a noi, il sud, domani a voi, questo così come ha fatto sparire i soldi qua, li farà sparire a voi, e dietro una presunta tecnica di crisi, perché ormai c'è la crisi, non si capisce di che cazzo è, ma tecnicamente di sovrapproduzione, cioè si produce più di quello che si riesce a consumare, quindi cogliete il fatto per la sovrapproduzione che sia, anche perché oggi pigi un bottone
hai fatto 3.000 ore di lavoro che facevi nel 72, è un altro paio di maniche, ma un altro ragionamento. Chiamate quelli e diteli un sindacato di merda, lo dico anch'io da rappresentante sindacale, perché so che non rappresentiamo ormai il mondo reale dei lavoratori, lo ammetto e chiudo qua. Diteli, cioè fermatevi, perché oggi a noi, domani a voi, e se quello non produce pure là, cambia un po' il gioco. Perché poi, uno, mi fai vedere i conti, sì, so che non si fermeranno mai, però... No, si fermeranno a prescindere da... perché non... Senti, io continuo a ribadirlo in ufficio, ormai, cioè, ci ho rinunciato, bah, ormai rido per disperazione, guarda, però il tentativo lo faccio sempre, gli dico, se tu pesi mezzo chilo di pasta, non puoi pesare 600 grammi, se con mezzo chilo di pasta puoi fare 8 primi, non ne puoi fare 12. Basta, 15:27, l'orario in cui dovremmo andare via, timbri, questa non è la mia vita, stop, ciao, i problemi sono i tuoi, non i miei. E invece accade sempre il contrario, io lo dico perché presumo che comunque ci sia da fare un minimo di coordinamento fra delle fabbriche. Avuti i conti, io continuo a ribadire che secondo me la linea migliore al momento è quella del collega Pasquale, lo chiamo così, si sta rinfocillando, boh, e dice... Quei conti sono sballati. Nel frattempo in cui vediamo dove sono finiti i soldi, si commissaria. Per ora riaccendi il forno, ne fai arrivare un altro e poi, sentendo pure tutto quello che è stato detto prima, si dice, allora, i tavoli non servono, noi però nell'immediato continuiamo a lavorare. Tre. Se proprio un padrone non c'è o dobbiamo aspettare veramente la grazia del Padre Eterno, io non ho neanche il battesimo, dammi le chiavi. C'è un birrificio, trovate delle informazioni, è il birrificio Messina. Là è stato un paio di maniche perché sicuramente è meno dispendioso di questo. I lavoratori ci hanno rimesso, è sempre una linea marginale, cioè non è quella di andare e dire a quello, cioè vattene, ora ci siamo noi. Ma cominciate ad ipotizzare quelle cose quando cominciate a scrivere ci crediamo. Perché? Se Gaglia, Elkan, Marchione, Natuzzi, Sangalli, il padrone, ecco, ha bisogno di voi. Ma siete voi che non avete bisogno di lui. Allora, uno, i conti dove stanno. Due, se mi dite che avete prodotto l'inverosimile qua e i soldi dovevano rientrare qua, ma vai a vedere che cazzo di fine hanno fatto, non ci sono. Mi spieghi che fine hanno fatto, nel frattempo commissari, noi ritorniamo dentro a lavorare, quando i tavoli andranno per le lunghe e non concluderanno un cazzo, gli dici, senti, dammi le chiavi, se qualcuno deve intervenire a livello nazionale ce lo compriamo noi. E secondo me avere, cioè, la fabbrichetta che sfama 300 famiglie oggi sarebbe veramente un qualcosa di rivoluzionario, ma prendere coscienza che quel ci crediamo si possa tramutare in questo è una cosa veramente che a me, io morirei sul buon 2015 che ce la facciamo. Vi ringrazio a nome mio, credo anche a nome dei colleghi della Manfredonia Vetro, per la vostra vicinanza. Ringrazio Michele che da più giorni ci stiamo sentendo su Facebook. Figli chi sei? Massimo Ciuffre del RSU del Magnetronico, che è un'altra società all'interno delle società di tutte le scatole che stanno parlando. No? Ringrazio Michele, ringrazio gli operai e i delegati di Telecom, di Poste Italiane, dell'OM. A noi la faccenda è un po' più complessa, aveva ragione Benedetto Martino quando ha parlato di una certa complessità della nostra situazione. Intanto mi permetto di dirti, Giacomo, io sono un rappresentante sindacale, credo di rappresentare i miei colleghi perché non potrei ricoprire questo ruolo, mi dimetterei il giorno prima di essere eletto sinceramente, perché se lo ricopro il ruolo sono convinto di rappresentarli. Dicevo, la nostra faccenda è un po' più complessa, noi qui movimentiamo circa 14 milioni di euro al mese tra entrate e uscite e la vedo difficile, facciamo la nostra la fabbrica. Poi siamo stati forse più fortunati di voi rispetto alla politica, chiamiamola così. Abbiamo avuto da subito la vicinanza di Caroli, dei sindaci dei tre comuni Manfredonia, Monte e Mattinata, dell'europarlamentare Elena Gentile, di Michele Bordo, di L'Abate che già 3 anni fa
non so se avete seguito la situazione, il Movimento 5 Stelle aveva inviato delle interrogazioni parlamentari proprio sulla persona di Giorgio Sangalli. Oggi la nostra avvertenza è al MISE, noi ci crediamo, non a caso quel cartone, perché ci crediamo anche al MISE, ci crediamo alle istituzioni, ci crediamo ai sindacati e crediamo in noi stessi. La vostra vicinanza sinceramente ci fa calore più di quanto già non lo siamo. Domani probabilmente vi daremo ragione, forse, mi auguro però di no. Mi auguro che noi al MISE dal giorno 7 incominciamo a intraprendere un passaggio diverso. Anche perché noi, lo so, ci mancherebbe. Anche perché non avrebbe senso stare qua. Non avrebbe senso stare qua, perché altrimenti dovremmo spostare la nostra lotta, come la chiamate voi, e mi sta bene, la nostra lotta la dovremmo spostare neanche a Bari, forse neanche più a Roma per come vanno distribuiti i soldi pubblici. Però lo stare qua è come lo stare a Roma ed è come lo stare a Bruxelles. Nel momento in cui siamo stati capaci di dire al patron di qua non si muove nulla, non si muove nulla, significa che siamo riusciti a spostare l'attenzione della nostra vertenza ai livelli ben più alti, ai livelli nazionali, perché noi coinvolgiamo due regioni di questa nazione, noi coinvolgiamo due nazioni e siamo vicini a voi come lo siamo agli operai di San Giorgio di Nogaro, perché siamo tutti un gruppo. La lotta operaia va bene quando è unita, ma va distinta da singola azione per ogni azione, sempre. Perché fino a quando abbiamo il cerino del MISE, che è un cerino, per noi è una speranza. E non la possiamo demolire così, non la si deve demolire così. Grazie mille per la vostra vicinanza. L'unica alternativa di vita, di onestà e di speranza. Quello che ci unisce a noi è la speranza. Se questo muore in questo paese, è limitrofo a questo paese, c'è solo cacca. Dai politici a tutto il tessuto sociale, lo posso dire perché questa realtà è una che ci permette oggi ancora di aggrapparci a qualsiasi cancello e per dire noi vogliamo lavorare. Quindi se tu Michele, ti do del Michele perché probabilmente sei molto più piccolo di me, deve essere un fratello minore, ci puoi dare una spinta, ma è ben che venga, non abbiamo difficoltà, noi non cacciamo nessuno, i cani non li cacciamo, li alleviamo, li teniamo con noi, se poi ci sono cani ci vedremo ai vari tavoli, ai vari reparti, ai vari incontri, ai vari scontri. Se ci potete apportare anche qualcosa, per noi fa bene, noi accettiamo di tutto. Però l'importante è qui, il tessuto sociale ha bisogno di lavoro, ha bisogno di una netta risposta che chiunque, qualcuno, il Ministero del MISE, il Ministero del Tesoro, un extra parlamentare, il Parlamento europeo, qualcuno ci deve dare cosa dobbiamo fare, di come dobbiamo vivere e come dobbiamo andare avanti. Grazie. Faccio magari giusto una proposta. Possiamo pensare di fare una bella manifestazione a Manfredonia qui a breve per la città, chiamando tutte le realtà, anche le fabbriche chiuse, quegli operai che sono stati licenziati di Foggia. Portiamo, vediamo di portare quanta più gente possibile qui, non solo qui del territorio. Basta chiamare gli ex, diciamo, lavoratori in della vecchia legge, che sono praticamente tutti quelli dell'ex contratto d'aria. Basterebbe chiamare loro, magari non verranno tutti, sono perché 780 solo a Manfredonia. Però facciamo, io sono d'accordo con quello che dicevi tu, facciamo in modo che questa vertenza, indipendentemente da come possa andare, diventi il punto di partenza della lotta di classe dei lavoratori in Puglia, perché c'è il deserto sociale qua, ma c'è anche a Bari, c'è un po' ovunque. Hanno creato deserto sociale totalmente, disperazione, perché non c'è economia più. Sono licenziamenti, chiusure di fabbriche. Guardate, solo lo scorso anno, questo per far capire, sono i dati reali, 30.000 giovani pugliesi sono andati all'estero, solo nel 2013. L'anno precedente 25.000. Significa che uno a 18-20 anni non pensa più di poter vivere qui e farsi una famiglia, non pensa più neanche al nord Italia, dove la crisi anche lì è pesante. Pensa all'estero, pensa alla Germania, all'Inghilterra, alla Francia. Ormai stanno creando proprio il deserto sociale. Allora, visto che abbiamo questa bellissima realtà, che effettivamente
ho detto chi rinuncia attualmente ai salari pur di stare a presidiare qui è eroico, cioè io vi sento vi, un po' come hanno fatto pure all'OM Carrelli non accettando i ricatti, gli hanno detto qui la produzione non esce, quindi è effettivamente ha qualcosa di eroicità. Allora partiamo da questa situazione, facciamo una grossa manifestazione a Manfredonia, è un'elevazione, come dire, dello scontro e del conflitto sociale e della proposta che fanno gli operai, una grossa manifestazione da fare entro gennaio, non facciamo passare tanto tempo, e poi vediamo pian piano come si mettono le cuse, perché se l'accusa del MISE è ovvio che si devono ottenere prima le piccole conquiste, la piccola conquista significa i salari per voi, mi sembra logico, io lo davo per scontato, cioè chiaramente. Partendo dalle piccole conquiste per poi cercare di arrivare alle grosse, è chiaro che se non ci saranno delle prospettive reali e buone per i lavoratori, allora i lavoratori proporranno, avranno loro da fare delle proposte, che potrà essere la situazione della birra o altre situazioni, però facciamo in modo che questa realtà di lotta conflittuale non muoia impiccandosi a quello che deciderà Caroli piuttosto che il ministro delle infrastrutture, il ministro dello sviluppo economico o altri, che sappiamo tra l'altro anche in virtù delle leggi che fanno, vedete il Job Act e la cancellazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori fatto dal governo Renzi, quanto siano contro i lavoratori e non a favore dei lavoratori, ne fanno una di più contro i lavoratori. Allora sappiamo questi qui di che carne sono fatti, partiamo questo, chiediamo la solidarietà di tutti, della cittadinanza, dei paesi vicini, chiunque ci sia in questa vertenza, più siamo meglio è, perché poi guardate quando noi abbiamo coinvolto tutti e Tata, Caparezza, abbiamo coinvolto questi personaggi, ci serviva, serviva non a me, serviva ai lavoratori dell'OM una solidarietà più ampia, perché maggiore è la solidarietà diciamo di classe e lavoratori, maggiore poi diventa l'apporto verso ulteriori rivendicazioni che vengono fatte, altrimenti se sei debole, chiuso soltanto al tuo interno, senza la solidarietà degli altri, ecco perché ho portato comunque i lavoratori di altre fabbriche, perché era indispensabile, non era soltanto venire qui a fare la passerella di io sono l'operaio di quella fabbrica lì e vi dico che sono con voi, cioè lo faranno tutti. La cosa importante è portare questi lavoratori, fare numero, fare squadra e fare forza, perché solo con questo poi avremo la forza reale per rivendicare cose che adesso crediamo che siano al di fuori del mondo e molto difficili e utopistiche da chiedere e che però dopo probabilmente dovremo chiedere, però avendo una forza maggiore che è la solidarietà degli altri lavoratori e di tutti quelli, sindacati, tutti quelli che ci saranno. Noi crediamo che sia importante questo, una manifestazione a Manfredonia di tutti quelli che ci saranno, ampliando la cosa, quindi facendo veramente una campagna, non dico il porta a porta quasi, su Facebook, utilizziamo tutto, e poi vedere di pian piano elevare il livello, come dire, delle richieste, del crederci. Quando avremo raggiunto un livello di forza maggiore saremo in grado anche poi di richiedere qualcosa che magari attualmente viene ritenuto utopistico e che probabilmente poi diventerà quasi necessario. Con questo grazie a tutti, rimaniamo ovviamente con voi perché non è che ce ne scappiamo, non abbiamo già Stato Quotidiano 4 gennaio 2015, siamo qui in compagnia di Michele Rizzi, coordinatore regionale dell'Alternativa Comunista. Ecco Michele, tu sei qui per orare la causa della Sangalli, puoi dirci qualcosa in merito? Ma sicuramente noi seguiamo tante vertenze come Natuzzi, come OM Carrelli, come Bridgestone, come Ecoletter. Siamo qui al fianco dei lavoratori con altri rappresentanti di lotte come appunto OM Carrelli, Telecom e Poste Italiane. Crediamo che l'unità della lotta sia fondamentale in questa fase di crisi pesantissima del capitalismo. Colpisce anche questi operai della Sangalli che sono operai eroici, visto che ormai da quasi un mese
al freddo, al ghiaccio, stanno facendo un presidio perché ritengono che questa fabbrica sia la loro, non sia di chi è venuto qui in Puglia, ha approfittato dei soldi pubblici e dei favori derivanti appunto da contributi pagati dallo Stato e dal fisco, e poi invece decide di chiudere adombrando uno pseudo debito di più di 100 milioni di euro. Perché credo che questa fabbrica sia la fabbrica dei lavoratori, non crediamo che i debiti pseudo debiti di Sangalli, anche perché poi tra l'altro i bilanci non sono chiari, non, evidentemente i lavoratori non hanno visto i bilanci, che i debiti del padrone non debbano essere pagati dai lavoratori, che assolutamente questa fabbrica deve essere una fabbrica che successivamente deve diventare pubblica e comunque sotto la gestione dei lavoratori. Noi crediamo che sia una lotta eroica, che debba partire da qui una proposta di una grande manifestazione a Manfredonia che unifichi tutte le vertenze sul territorio, perché riteniamo che la crisi del capitalismo, la crisi del padronato debba essere pagato da loro e non certo dagli operai che subiscono ormai quotidianamente una crisi pesantissima. Siamo qui con Francesco Carbonara, ex RSU della OM Carrelli. Senti Francesco, oggi siamo qui a Manfredonia, alla Sangalli, dove abbiamo sentito qualcuno che manifestava un gesto di solidarietà fra i lavoratori dell'ex Sangalli Vetro e voi della OM Carrelli. Come nasce questa solidarietà a distanza sia temporale che di località? Voi siete di un'altra provincia, vero? Sì, diciamo che il tutto è nato quando c'è stato lo scorso consiglio regionale, quando noi lavoratori appendiamo uno striscione giù in regione di solidarietà con questi lavoratori che purtroppo stanno subendo quello che noi abbiamo già subito nel 2011, cioè la chiusura dello stabilimento, e loro qui hanno ricambiato facendo uno striscione in solidarietà dei lavoratori dell'OM, quindi un gesto di solidarietà nei nostri confronti. E quindi oggi ho sentito il bisogno di venire qui a portare di persona la mia solidarietà, che comunque, come ho detto prima, non si fermerà a un gesto solo simbolico. Noi lavoratori dell'OM siamo solidali con i lavoratori Sangalli e gli altri lavoratori licenziati, e io ho detto ai lavoratori che se dovessero avere anche un bisogno di un aiuto materiale, se dovessero venire a Bari, gli serve un appoggio, noi siamo disponibili a dare loro l'aiuto che gli serve. Grazie.